scelta del fluido per prima cosa era determinata dalle analisi mediche, ovvero se si poteva verificare, se si poteva individuare il collegamento, quindi unione tra la colonna, la trave principale e la trave secondaria. Quindi le considerazioni che facciamo per quanto riguarda il rito, quindi la colonna che è soggetta solo a compressione, sono puramente geometriche, quindi per prima cosa dobbiamo pensare alla fattibilità del collegamento. Questa è una sezione HE e vi avevo detto che per quanto riguarda il collegamento sulle ali c'è più spazio, infatti sulle ali viene attaccata la trave principale, generalmente se non ci sono altre complicazioni, e si deve verificare che la lunghezza dell'ala, del profilo della colonna, deve essere maggiore o uguale alla larghezza dell'ala della trave principale, quindi della mentre la trave secondaria, che è più piccola, viene attaccata sull'anima del profilo HE, e in particolare dobbiamo verificare che l'altezza utile del profilo HE sia maggiore o uguale della larghezza dell'ala dell'ipe della trave secondaria. Altezza utile perché qui c'è un raggio di curvatura, quindi dove c'è il raggio di curvatura noi non possiamo effettuare il collegamento. Poi avevamo fatto il dimensionamento e verifica di una colonna che era soggetta a pressopressione, no? Quindi una colonna che faceva parte di un telaio, e vi avevo detto che in quel caso, oltre a delle considerazioni di carattere geometrico, quindi fattibilità del collegamento, dobbiamo anche stare attenti a fare dei ragionamenti per quanto riguarda le caratteristiche iniziali. Finora io vi avevo sempre detto che il profilo IPE dal profilo HE si distingue per il fatto che il profilo IPE ha un'inerzia maggiore in una direzione, molto maggiore in una direzione piuttosto che nell'altra, mentre il profilo HE, e questa è la ragione per il quale viene utilizzato soprattutto per le colonne, ha più o meno un'inerzia che è uguale in tutte e due le direzioni. Più o meno uguale non significa uguale, perché l'inerzia del profilo dove sono contenute, nel piano dove sono contenuti le ali, è circa 5-10 volte maggiore dell'inerzia nell'altra direzione. Quindi se avevo fatto un disegno, ad esempio consideriamo un telaio due piani, no? Thank you.
dico il 4 volte superiore, ok? L'altra volta avevo sbagliato, quindi scusa, ho scritto il 4 sotto, un incredibile errore. E mentre nel caso della parte superiore il carico critico 1 rispetto al carico critico 2 è 4 volte noi tra i due quali scegliamo, ovviamente scegliamo il carico critico minore perché è quello più pericoloso. Ora, se invece noi guardiamo questo telaio nell'altro piano, vedremo il telaio così, no? Thank you.
che conglomerato armato viene tradotto con un'unica parola che è concrete, mentre l'acciaio è steel. Ora, partiamo dalle strutture in acciaio. Allora, innanzitutto l'acciaio che cos'è? Noi nelle strutture in acciaio abbiamo un unico materiale, quindi un materiale omogeneo, che può essere definito isotropo, dove con isotropia intendiamo che le caratteristiche meccaniche del materiale sono le stesse in tutte le direzioni. E poi è un materiale continuo, ok? Quindi possiamo utilizzare l'ipotesi della meccanica del continuo. Thank you.
Il conglomerato armato, come prima cosa, di diverso rispetto all'acciaio, che non è un materiale continuo, non è un materiale omogeneo, ma è un materiale che fondamentalmente è formato da due materiali, l'acciaio, che sono le armature, mentre il conglomerato, che è appunto il cemento, la matrice delle nostre strutture in calcestruzzo armato, che è formato da cemento ed inerti. Ora, se noi pensiamo al procedimento costruttivo di una struttura in un conglomerato armato, immaginiamo di trovarci a livello delle fondazioni. Quello che si fa, prima cosa si costruisce una cassaforma. Cassaforma che cos'è? Diciamo è uno schema, è una sorta di struttura che mi va a contenere la successiva struttura che sarà formata dalla gabbia di armatura in acciaio e il conglomerato e il calcestruzzo. Quindi si costruisce questa cassaforma, all'interno della cassaforma si posiziona l'armatura, dopodiché si fa il getto di calcestruzzo. Ora, si dice che dopo i 28 giorni, che è un tempo standardizzato, il calcestruzzo abbia raggiunto la maturazione, è indurito, quindi a quel punto si tolgono le casseforme che sono fatte di legno e avremo una struttura fatta così. Per il momento disegniamo così. Ok, quindi l'altra fondamentale differenza è che la struttura in un conglomerato armato è una struttura monolitica, cioè un unico blocco. Ok? Essendo quindi una struttura monolitica, è una conseguenza che comunque sono strutture che sono caratterizzate da una forte elasticità. Pensiamo allora alla struttura, uno schema statico di una struttura il più semplice possibile, la possiamo immaginare fatta così. No? E questa è già una struttura che è la più semplice che ci poteva venire in mente, che già parte da altre volte iperstatica, ok? E poi quello che si nota è che essendo una struttura monolitica noi avremo in ogni nodo la trasmissione del momento, quindi dobbiamo ripristinare questa continuità dal punto di vista pressionale, che è molto complicata, quando invece nell'acciaio potevamo scegliere se si voleva evitare, meglio facevamo una unione più facile, ok? Ora, che cosa invece caratterizza indipendentemente le due strutture? Che entrambe sono caratterizzate da delle regioni di tipo B, dove B sta per nulli, ovvero quelle regioni che sono più facili sia da dimensionare che verificare, che possono essere le aste e la trave. E poi ci sono quelle zone diffusive, ovvero le zone più critiche della struttura, ok? Quindi i nodi, che sono molto difficili da progettare, dove non vale la teoria di Bernoulli, dove ci sono tantissime complicazioni. Quindi sono critiche sia per le strutture in acciaio, che abbiamo detto che la cosa più difficile è proprio connettere i vari elementi strutturali, e i nodi nel calcestruzzo armato, dove c'è il cambio della direzione delle armature che vedremo piano piano. Quindi, però, comunque per quanto riguarda il calcestruzzo armato, il conglomerato armato, i nodi sono ancora più critici. Perché? Perché lì bisogna ristabilire una continuità pressionale, che è appunto una cosa molto complicata, per di più sono delle zone molto deboli che poi avrete modo di conoscere lungo il vostro percorso di studi, adesso è ancora presto, più alla magistrale si vede. Quindi sono delle zone molto delicate. Facciamo un esempio. Grazie.
da questo primo esempio si vede la differenza di una struttura in acciaio e di una struttura in calcestruzzo armato. In quella in acciaio si vede subito qual è l'elemento sollevato, qual è l'elemento sollevato, qual è l'elemento che risponde al carico, mentre per il calcestruzzo armato tutti gli elementi sono sollecitati, sia la trave sia i pilastri. Ok? Se noi aggiungiamo ad esempio un'altra condizione di carico, che chiamiamo Q2 a tutti e due nell'aio, qui il mio diagramma dei momenti fa così. Qui invece, con quel ciò
assi ripeto, importanti, quindi rigidi. Il regime sono due le lai identiche che fanno tutte e due, possono essere rappresentati con questo schema statico qui, però il regime statico cambia. Immaginiamo che sono entrambi soggetti alla condizione di carico 1. Vogliamo vedere che cosa succede nel traverso. In questo caso, in cui la trave è molto più rigida rispetto ai pilastri, e voglio anche farmi, anche se ora non è un problema che mi riguarda, che questo tipo di situazione qui è totalmente da evitare. Poi avrete modo di studiare nel corso insomma, della vostra carriera universitaria, soprattutto in zona sismica, questa è una condizione molto sfavorevole. I pilastri devono essere sempre più rigidi rispetto alla trave. Comunque il mio traverso può essere realizzato così, quindi soggetto ad un momento flettente fatto così, mentre in questo caso il calcestruzzo
triangoli, dei quadrati. Quindi essendo delle sezioni compatte io non ho problemi di stabilità, va bene? Poi partiamo da una dimensione minima di 10 cm e già abbiamo un di minima e già abbiamo un di grandezza di differenza tra le strutture in acciaio. Per quanto riguarda le dimensioni, noi non abbiamo nessun limite per quanto riguarda la dimensione massima, possiamo fare una sezione grande quando la vogliamo, mentre nell'acciaio avevamo problemi per quanto riguarda il trasporto, quindi la trave ive non può essere più lunga di 12 metri e tutte quelle cose che sono connesse al fatto che comunque i profili vengono costruiti in cantiere già belli fatti. Qui invece tutto nasce in cantiere, tutto viene gettato in opera, quindi non abbiamo problemi per quanto riguarda le dimensioni. Ora, un'altra importante precisazione che dobbiamo fare è sulla terminologia. Quindi l'acciaio ha una propria terminologia per indicare gli elementi, mentre l'acciaio ne ha un'altra. All'inizio dell'anno io vi ho detto che l'elemento vetturale, quello che è soggetto prevalentemente a compressione, nell'acciaio si chiama colonna. Non dovete assolutamente chiamarlo pilastro. Per quanto riguarda invece il calcestruzzo armato, abbiamo le sezioni che hanno un rapporto A su B minore o uguale di 4, la chiamiamo trave. La trave è la sezione di trave è generalmente caratterizzata dal fatto che è più alta che larga. Perché? Perché la trave è un elemento che è soggetto prevalentemente a flessione, ok? Quindi deve avere una rigidezza nel fianco in cui riceve flessione. Mentre per quanto riguarda il pilastro invece per il calcestruzzo è l'elemento verticale che è soggetto prevalentemente a compressione, quindi pilastro e colonna. La sezione del pilastro generalmente in linea di massima ha più o meno le dimensioni nelle due direzioni uguali, ok? Quindi diciamo che è una sezione un po' più isotropa. Se invece abbiamo una trave in cui il rapporto A su B è maggiore di 4, in questo caso parliamo di setto o parete. Che deve essere calcolato in un altro modo, che è una piastra, quindi vuol dire che è soggetta ad un
mentre dell'acciaio sfrutto la resistenza a trazione. Il calcestruzzo è un materiale rapido, quindi come tutti i materiali rapidi non resiste a trazione. La resistenza a trazione è bassissima o quasi nulla, dunque per questo la necessità di utilizzare anche l'acciaio che va ad offrire una resistenza a trazione. L'acciaio è un materiale duttile e quindi ha un diagramma sigma epsilon che è simmetrico, quindi ha le stesse proprietà sia a trazione che a compressione, mentre per il cemento questo non vale, resiste soltanto a compressione, quindi il diagramma sigma epsilon non è un diagramma simmetrico. Essendo un materiale fragile, abbiamo quindi una rottura di tipo fragile, stampare differentemente queste due parole, rottura fragile, rottura duttile, ok? Come è fatto? Allora, il cemento è appunto la matrice del mio elemento, mentre l'acciaio è l'armatura. Vediamo di fare un esempio. Immaginiamo di padre.
vedo ad esempio, cioè, vedo dei fondini, no? Perché qui ne vedo uno, ma immaginiamo che dietro ce ne possono essere altre due, altre tre, altre quattro, insomma dipende dalla direzione della trave, ma che io in questa, se la vedo in direzione longitudinale non la vedo perché le altre trave sono nascoste dal primo ferro. Mentre la staffa, quindi quella disposta trasversalmente, io la vedo così. La staffa che fa? Va a fasciare le barre. Ora, fondamentale per il corretto meccanismo di resistenza della sezione è questo dettaglio costruttivo qui, che si chiama uncino. È quello che mi fa attivare il meccanismo meccanico che mi determina il corretto funzionamento della staffa. Senza di quello, che poi a seconda, cioè dalla normativa avrà una lunghezza precisa, un'inclinazione dell'angolo preciso, quello la vedremo via facendo. Senza questo dettaglio costruttivo qui, senza l'uncino, la staffa non funziona. Cioè voi immaginate che ne so, di avere un bracciale che non ve lo regate a polso, oppure un orologio che non è allacciato, è la stessissima identica cosa. Che altro dobbiamo sapere? Che le armature vengono posizionate ad una distanza precisa dalla parte inferiore e superiore, cioè dagli estremi. Questa distanza si chiama copriferro. Il copriferro a che serve? Serve a proteggere l'armatura dalla corrosione. Generalmente per le strutture in ambiente ordinario parliamo di copriferri che sono di circa 3-4 cm, non di più, ma comunque il copriferro varia in base alla classe del tappeto, in base all'ambiente, se è un ambiente aggressivo. Ad esempio immaginiamo di avere una struttura in base al flusso armato che si trova in una zona dove ci sono agenti chimici che possono rovinare il calcio strutto, quindi il copriferro deve essere più grande, oppure in zona marina dove c'è la sorgente che può rovinare la parte esterna del calcio strutto, insomma dipende da dove l'edificio si trova. Comunque in linea di massima parliamo di 4-5 cm. Poi un'altra cosa, questa distanza qui si chiama interferro. Ovvero la distanza tra le barre. Anche qui bisogna rispettare dei minimi e dei massimi da normativa. E poi che cosa c'è da dire sulle barre? Le barre prevalentemente sono rettilinee, sono dritte, no? Solo nelle zone finali vanno a piegarsi. Queste dove si piegano è detta zona di ancoraggio. La zona di ancoraggio serve ad evitare che la barra si sfili. Anche qui abbiamo delle dimensioni massime, minime da rispettare. Quello che dovete subito capire è che per il calcestruzzo armato sono vitali, per il corretto funzionamento della struttura, vitali i dettagli costruttivi. Quindi come dettaglio costruttivo, ad esempio, parliamo dell'uncino o della zona di ancoraggio. Senza questi dettagli costruttivi, se i dettagli costruttivi di una sezione non sono curati a livello costruttivo, intendo quando andate in cantiere e si sul progetto di tutto perfetto, non si stanno i corretti meccanismi resistenti e la struttura non funziona bene. Se pensate ad esempio ai vari tipi che sono successi in Italia, che ne so, il primo che mi viene in mente è quello dell'Aquila, lì molte strutture sono crollate, anche di costruite da poco, sono crollate perché non erano curati i dettagli costruttivi. Quindi magari le barre di coste non erano legate o delle lunghezze di ancoraggio non erano corrette.
invece il pilastro, la terminologia è la stessa, così sono disposte le barre. Per quanto riguarda
il calcestruzzo, essendo un materiale non omogeneo, quindi un materiale composito, le caratteristiche di resistenza non possono essere studiate utilizzando una meccanica del continuo. Quello che in realtà si utilizza è una teoria che si chiama la meccanica dell'apertura. Prevede prove sperimentali con le quali si studia la resistenza del materiale e si mette in relazione al variare del carico i difetti che presenta il materiale, che possono essere microfessure oppure pori interni presenti naturalmente. Quindi per studiare la caratteristica di resistenza fondamentale, che è la resistenza a compressione, che cosa si fanno? Si fanno delle prove di compressione monoassiali, quindi si utilizzano dei provini standardizzati
della fibra che è a contatto con la macchina, con la piastra. Mano a mano si trasferisce fibra dopo fibra fino a che non è minima in mezzeria, quindi nella sezione di metà del provino, che è la zona più lontana dalle piastre. Quindi questa azione di confinamento fa sì che anziché allungarsi il provino si spalma. Quindi vedrete una, cioè non la vedete, ma quello che succede è una cosa fatta così, che non riuscite a vederlo appunto perché abbiamo una rottura di tipo fragile, quindi si rompe immediatamente e questo spalmamento qui è molto enfatizzato, ma non si vede. Ora, i provini che si utilizzano per le prove di compressione sono dei provini standardizzati. Quindi in Italia venivano utilizzati provini cubici con un lato di 15 cm. Mentre nel resto dell'Europa si utilizzavano dei provini cilindrici con un diametro di 15 cm e un'altezza di 30. Perché parlo al passato? Perché diciamo che adesso ormai anche in Italia si è adeguata al resto dell'Europa, quindi si usano anche in Italia provini cilindrici. Se noi indichiamo con RC la resistenza a compressione di un provino cubico, mentre con FC indichiamo la resistenza a compressione di un provino cilindrico. Quale delle due è maggiore? Beh, noi ci aspettiamo che la resistenza cubica è maggiore di quella cilindrica. Perché? Perché il provino, avendo un'altezza che a parità di sezione rispetto al provino cubico è maggiore, è il doppio, che cosa avremo? Che le tau hanno, sono più deboli, no? Quindi perché hanno più spazio per annullarsi, diciamo così. E una normativa, avremo che FC, quindi la resistenza a compressione di un provino cilindrico, è pari a 0,83 la resistenza di un provino cubico. E lo trovate esattamente appunto NSTC 2018 appunto 11.2.10.1. Quando noi facciamo delle prove di compressione, la resistenza a compressione massima è una grandezza deterministica. Che significa? Che se noi facciamo 100 prove su 100 provini diversi, otteniamo quasi 100 risultati diversi, 100 resistenze a compressione diverse. Allora che cosa si fa? Se noi andiamo a rappresentare i risultati che otteniamo su un grafico dove qui mettiamo la resistenza a compressione, qui il numero dei provini, avremo che un tot di provini si rompono ad una certa RC, un altro numero ad una certa RC e così via, no? Quello che si osserva è che abbiamo una curva che è simile alla distribuzione di probabilità gaussiana, dove avremo una resistenza a compressione media e una resistenza a compressione caratteristica. La resistenza a compressione caratteristica viene presa con... L'ordinata di servizio. Qua? No, la cifra ordinata. Numero di provini N. Prendiamo la resistenza a compressione caratteristica con un fattore del 5%, che
cosa significa? Se io prendo la resistenza ad un frattile del 5%, significa che ho il 5% di possibilità che mi troverò una resistenza minore. Detto in altre parole, se io faccio 100 prove, 100 provini, scelgo una resistenza caratteristica a partire del 5%, significa che solo 5 provini dalle prove hanno avuto una resistenza che è minore della mia resistenza caratteristica che ho scelto. Quindi RCK resistenza caratteristica con un frattile al 5%, che può anche essere calcolata come la resistenza con pressione media meno K per sigma, dove sigma è lo scarto quadratico medio, questo è il K per sigma, è lo scarto quadratico medio, e K è una costante che vale 1,645, ma soltanto nel caso in cui il numero di provini che utilizzo è maggiore o uguale di 30. Nel caso è minore, le cose funzionano un po' diversamente e non sto qua a spiegarvi perché non mi interessa. Per quanto riguarda la normativa, noi troveremo un punto nel capitolo 11 dove tutti i tipi di calcestruzzi sono classificati per classi. Ed lo troviamo. Appunto 4.1, precisamente nella tabella 4.1 punto primo, come vengono indicati? Con una C e due numeri, ad esempio 25 30. Che cosa sono questi numeri? Una RCK, la resistenza a compressione caratteristica di un provino cubico. Questa invece è RCK, la resistenza a compressione caratteristica di un provino cilindrico. E se voi fate 30 per 0,83 avrete 25. Ora, ci sono a seconda nella tabella. Viene indicato quali sono le classi minime di resistenza del calcestruzzo da rispettare a seconda della destinazione d'uso della struttura. Altra caratteristica di resistenza del calcestruzzo è la resistenza a trazione. Vi ho detto che la resistenza a trazione, cioè il calcestruzzo non resiste a trazione. Ho una resistenza molto bassa, infatti possiamo dire che la resistenza a trazione del calcestruzzo.
anche se ci sono alcuni casi, come ad esempio elementi che devono resistere a taglio o a torsione, nei quali la resistenza a trazione del calcestruzzo collabora con alcuni meccanismi resistenti, quindi deve essere considerata per forza. E per quanto riguarda la resistenza caratteristica a trazione, sulla norma, al punto, a capitolo 11.2, troveremo la resistenza a trazione uguale a 0,3 per che vi avevo detto
dico è relatività. Che cosa significa? Se io ho il diagramma sigma epsilon di un provino di calcestruzzo, quindi ti faccio una prova a compressione, quello che succede perché all'aumentare della resistenza la duttilità diminuisce. Il concetto di duttilità è un concetto ormai che è diventato fondamentale. Duttilità significa capacità del sistema strutturale di deformarsi senza un'eccessiva perdita di resistenza. Che cosa vuol dire? Io avrò a un certo punto una epsilon c, che è una deformazione in ultima del calcestruzzo, dopo la quale il provino si rompe oppure la struttura collassa. Epsilon c, io non ce l'ho in corrispondenza della resistenza di compressione massima, ma ce l'ho per una resistenza di compressione che è minore di quella massima. Questo significa duttilità, cioè nel momento in cui la struttura, il provino, l'elemento strutturale, perché noi possiamo parlare di duttilità a livello globale, quindi a livello di struttura, a livello di sezione, quindi a livello locale, significa che una volta che io raggiungo la resistenza massima, la mia struttura o la mia sezione non si rompe, ma si rompe per una deformazione maggiore che è quella corrispondente a quella della resistenza a compressione massima, ma ad una resistenza minore. Ora, per quanto riguarda l'acciaio, questa è proprio una sua caratteristica, quindi dovete dire che l'acciaio è un materiale duttile, mentre nel calcestruzzo questa cosa si avverte di meno perché ha una rottura di tipo calce. Questo è il comportamento del materiale a compressione. Se io voglio disegnare il comportamento del materiale a trazione, prendiamone uno, è uguale la curva, ma così, cioè molto più piccola, dove questa è RTC massimo, che 10 o 12 volte più piccola di RTC massimo. Ora, la duttilità dipende quindi dalla resistenza a compressione massima, dalla composizione del calcestruzzo e dalla durata di applicazione dei carichi. Ora, il grafico è caratterizzato da una parte in cui siamo in campo elastico, quindi campo elastico significa che io ho un legame, una relazione lineare tra tensioni e deformazioni, quindi la resistenza è uguale ad una costante moltiplicata per la deformazione. La mia costante non è altro che E, il modulo di Young del calcestruzzo. Superato il picco, usciamo dal campo elastico, quindi siamo in campo plastico, e inizia una fase in cui all'aumentare della deformazione la resistenza mano a mano diminuisce fino a che l'elemento non collassa. Questa zona si chiama softening. Il modulo di Young del calcestruzzo. Si calcola
resistenza a compressione media, cinese regolamento di grado 25, non 25, quindi la F, quindi quella del provino cilindrico, diviso 10, per elevato alla 0,3. Il tutto in newton su millimetro al quadrato. Questo si trova al punto 11.2.5. FCM quindi è la resistenza a compressione media. La resistenza a compressione media si calcola dalla resistenza a compressione caratteristica F, quindi in questo caso 25 più 8. Anche questo si trova sulla normativa nel punto 11.2.2. Quindi la matrice del mio elemento. Ora passiamo a quelle che sono le caratteristiche dell'acciaio, quindi le armature. L'acciaio, quali sono le sue caratteristiche meccaniche? L'abbiamo visto ampiamente nella parte di acciaio. Quello che dobbiamo soprattutto ricordarci è che quindi l'acciaio va a formare la mia armatura, l'armatura dell'elemento. Diversi tipi di armatura. Maggiore rispetto agli appoggi, comunque agli
gli appoggi io devo avere dei pezzi perché mi servono da montaggio. Nel caso delle staffe invece succede il contrario, il taglio in mezzeria è nullo, le staffe mi tenerebbero il taglio, quindi avrò un infettimento sugli appoggi, quindi nella parte più esterna della trave, dove il taglio è maggiore, e poi se via magari mi tenerebbero più taglio, quindi dovrei avere ad esempio una situazione fatta così, ok? Poi avremo l'armatura.
costruzione in acciaio. Un altro modo per classificare l'acciaio è in base alle caratteristiche della superficie. Le casse formi si mette l'armatura e dopo si fa il getto.
vanno a ridurre la resistenza e l'instaurarsi dei corretti meccanismi resistenti della sezione. Per quanto riguarda l'acciaio che si utilizza nel calcestruzzo, noi utilizzeremo sempre lo stesso tipo ed è l'acciaio B455. Ora, detto questo, vi avevo detto che una delle cose più importanti
lunghezza io la chiamo con LB, quindi LB deve essere tale da permettere che se io applico una forza F alla barra, la barra non si stia da tratto stesso. Facciamo l'equilibrio. Quindi F è uguale all'integrale di tau B, dove tau B è la tensione che si occupa, quindi tau B per delta S, ovvero F è uguale a tau B di greco per T per LB. Chi è F? F è uguale a FY di per A. FY che cos'è? È la resistenza, snellamento di design, quindi significa la resistenza caratteristica a snellamento dell'acciaio divisa per il coefficiente riduttivo delle azioni dell'acciaio, che è 1,05. Quindi invece area A è l'area della barra, quindi avrò FY di per A che è uguale a tau B di greco il diametro della barra per LB. Quindi inverto questa relazione e mi determino LB. Quindi LB sarà uguale a FYD per A, dove A è l'area della barra, della sezione della barra, quindi φ greco per φ al quadrato diviso 4 diviso tau per pi greco per pi. Quindi LP sarà uguale a può essere di due tipi, o dritto oppure
a delle, diciamo, delle lunghezze minime e delle lunghezze massime che ovviamente potete provare da rispettare visto nella normativa. Anche per quanto riguarda le barre abbiamo problemi di trasporto, quindi non possiamo, il massimo della lunghezza della barra che troviamo è 18 metri, che non sono proprio 12 dei profili, però comunque abbiamo una limitazione. E nel caso in cui noi dovessimo avere delle travi che sono più lunghe di 18 metri, che cosa si fa? Si vanno, oppure magari abbiamo dei travi più piccoli, che ne so che sono lunghi 10 metri, ma la nostra trave è 12, i ferri si sovrappongono e anche lì bisogna garantire una lunghezza di sovrapposizione. La lunghezza di sovrapposizione generalmente è pari a 2 volte la lunghezza di ancoraggio. Quindi poi queste cose le vedremo nel dettaglio quando iniziamo a fare degli esercizi. Quindi tutto questo per dirvi che è fondamentale, ed è forse anche questa la difficoltà, soprattutto per voi che magari vi state approcciando per la prima volta a delle strutture in calcio e struzzo armato. L'impatto di l'acciaio e il calcio e struzzo è proprio questo, che comunque per quanto riguarda il calcio e struzzo bisogna prestare più attenzione a quelli che sono i dettagli costruttivi, oppure all'operatività, se si può realmente realizzare la sezione oppure no, quindi se ne rientrano, se non entrano e così via. Per oggi terminiamo qui, perché non ricordo. Yeah.